Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Pianauta. Quindi nello scorso episodio purtroppo la guerra delle leghe è andata malissimo. C'è da dire che comunque eravamo sbilanciatissimi, gli ottomani hanno fatto credo la differenza. Se non ci fossero stati loro probabilmente sarebbe andata diversa. La Francia non si è schierata, molto stranamente. Castiglia nemmeno, addirittura ci si allierebbe. L'Inghilterra sì, però nel frattempo la Scozia vedete. Ne ha tratti i suoi vantaggi, la Danimarca è sempre lacerata di problemi. Purtroppo nemmeno Lituania mi sa che è entrata, questo... Vabbè, pazienza. Noi almeno abbiamo recuperato il gap a livello tecnologico, più o meno con quelle che contano. A livello diplomatico siamo ancora messi male. Ho ancora il focus sul diplomatico. Questo lo posso togliere? Sì, leviamolo, va, recuperiamo un punto. Ok. Quindi spingere ancora sul diplomatico. Ungheria ha dichiarato guerra alla Croazia. Bene. Meno gli ottomani, penso che qualche uomo non l'abbia perso. E addirittura hanno 11 di... Non so, non ci sta nulla da fare, erano troppo più forti. Il nostro manpower non va. Possiamo addirittura creare tre navi in questo momento, quindi siamo saliti di numero di navi. Ne stiamo creando quattro, quindi vabbè, basta così. Le ho tolte e le ho messe a ricreare, a quanto pare, vabbè. O forse le stava creando Lubecca. E finita la tregua con la Danimarca, grande. Chi sono i nostri? Perché non ricordo più. Ah, guarda lì. Lituania, Danimarca e Boemia. Ormai la Boemia sarà un osso duro. Però con Austria e Ungheria, che sono confinanti, magari verrebbero pure in una bella guerra contro di loro. Ma giusto per avere un imperatore meno forte, magari a questo punto far diventare imperatore una di queste nazioni minori, tipo la Sassonia. O Brandeburgo, chi lo sa. Ok. Il nostro manpower ancora non si recupera, purtroppo. Altra cosa da costruire ovviamente sarà proprio dei centri per quanto riguarda il manpower, prima o poi. Allora, Brandeburgo. Fino a quando abbiamo una tregua con Brandeburgo? Perché è stata una delle... Prestigio. È stata una delle prime a uscire, mi sa. Non so dove siamo noi. Abbiamo una tregua con mezzo mondo, però credo che sia la stessa. 1964, 4 anni, ok. Global Trade Power, conversione riuscita. Vediamo se questo ferma. No, ora no. Però dà più forza ai nostri tizi. Conquer Pinsk. Pinsk, che suona un po' lituano. L'ha infatti. Però manpower bisogna recuperare. Non so se lo farò mai, ma almeno. Ci mettiamo le buone intenzioni. La War Exhaustion sta andando giù. Ribelli separatisti a Midgeland. Shiraz di nuovo e Lubecca. Ok, quindi Midgeland. Polonia ci rifà dei claim. Ho bisogno di 25 punti per prenderlo su Altmark. Mi piacerebbe prendere Altmark e Amburgo, così che riuscire a... Allora, su Altmark posso convertire questi centri e la smettiamo con sta barzelletta che io converto e loro mi convertono. Perché ormai adesso stanno andando verso Occidente, la Francia non si può schierare, in modo è becchi le conversioni. Vediamo Amburgo, con loro pure avremo una tregua perché... L'Austria l'ha tirati fuori un po' dopo Brandeburgo. Ok, quindi da Amburgo possiamo venire fuori. Ma direi pure da Brandeburgo, sinceramente. E adesso la Boemia ci richiederebbe sempre i territori indietro. Ma allora, Moscovia verrebbe, Oldenburgo-Lituania. Però abbiamo un solo casus belli. L'Austria, che problemi c'ha? È in debito, non glieli possiamo pagare. Distant War è diventata. Fighting in another war. Stanno combinando alla Croazia. Vabbè, mettiamo a fare una spy network qui.
e mettiamo a migliorare le relazioni con quella che in questo momento abbiamo più bassa. Sono proprio i moscoviti. Ok. Moscoviti come vanno? A livello 10 sono rimasti indietro. Ok, abbiamo cambiato legnante. Questo ce lo possiamo permettere alla grande. Però vorrei migliorare la nobiltà così da avere uno sconto per le truppe. Miglioriamo le relazioni con un po' di prestigio con la Lituania. Nobile già Gellone 410, una chiavica, però almeno a livello, visto che stiamo facendo idee amministrative, mercenary maintenance, vai, poi arriviamo almeno a prendere questa, qui c'è un missionario in più, anche se servirà ben poco. Troppo alte qua, ci stanno convertendo l'ira di Dio. Questo non si ferma, non riesco a fermarlo. Non faccio in tempo a convertire qualcosa che i centri di riforma me lo soffiano. Posso costruire altre tre navi, attenzione. A questo punto farei tre galee. Per cento. Adesso le idee di umanesimo sarebbero state più che benvenute. A questo punto dobbiamo allargarci sui territori cattolici lituani o danesi, uno dei due. Loro hanno recuperato il gap? No, no, o no? Loro più o meno, ok. Ok, i burgers guadagnano questa. L'influenza è di 18,2. A quanto ce l'hanno? No, non me lo posso permettere. Mi sa 64. 74. Cioè, mi perde un po' di influenza. Sti tizi perché li vedo un po'. Clergy. Gli faccio una donazione. Ok. E a loro. Grant Monopolio. Ok. Ce l'abbiamo tutti belli alti. Tra un po' posso salire un altro livello e le galee sono da aggiornare, dopodiché. Come va con la printing press? 9,83. Ah! Prendo un po' di stabilità, qualche ribelle si affaccia. Tra un po' entra un'altra provincia. Metto un po' di punti. Il 67% ferma il Lumi Disaster per il momento. Forse dovrei migliorare le relazioni pure col Papa. Ok, posso salire qua, lo facciamo. 13% di penalità. Queste sono upgradabili ora. Bene. E ne mettiamo di nuovo in naftalina a sto punto. Come va? Un'altra nave posso creare. Ok, facciamolo. Mettiamo in naftalina e andiamo avanti. Posso. Detach obsolete ship. È nata vecchia la nave. Questo è 14. No, lo sei? Ok, quindi l'Austria è diventata una great power di nuovo. Posso prendere altri due uomini. Fare così. Cinquanta punti amministrativi, non mi dispiacciono. Podolien.
Però alzo l'arrest, che è bassissimo, ok. Ok, un'altra nave è andata. Adesso siamo al massimo di tutte e due le cose. Stiamo guadagnando. Hanno avuto la Pisan War e gli è appena finita. Qui 23%, qui siamo noi. Amburgo 16%, la sua provincia. Ok, qui è andata, chiamiamolo. Vediamo se tipo dichiarassimo guerra loro. Abbiamo una tregua, verrebbe l'Ungheria. L'Austria c'è una tregua, altrimenti verrebbero praticamente. E Boemia. Mi sa che Boemia. Non so se finita la tregua, se Boemia li difende ancora. Spero di no. Vediamo se ho una tregua con loro, per esempio. Non ho un caso spelli. Con loro. Vedete, Boemia non c'è qua. Quindi è una free city, sto stronzo? Sì, è una free city, ecco perché. Anult. Anche Anult è una free city? Una bishopric. Ok. Chi cacchio sei alleato? Che ti posso fare la pelle? Bremen e Palatinato. Bremen è una free city. Ma guarda come sei inchiavicato per bene, sto bastardo. Palatinato, che è dall'altra parte della mappa, alleato con gli ottomani. Vedete, Cipro, Palatinato, Tunisi, Shirvan. Ok, andiamo alle azioni, va. Ok, potrei alzare. Ma anche no, dai. Stabilità 2 va bene. Tanto non ho problemi di ribellione. Eccola qua la stabilità. Allora, se io attaccassi invece i miei amici Fritz, questi, fammi vedere una cosa. No, vabbè. Non si sa come abbiano fatto a diventare amici del Palatinato. Ok. Moscovia e Ungheria verrebbero. Austria. Distant War? Davvero? Questa è? Nordjylland. Almeno a sto punto vedrei di pigliarmi ste cacchio di isole. Fabbricano su Jylland. Lo dichiaro guerra là sotto, attenzione. Fabbrichiamo su... Ma poi si apre Declare War qua sotto, questa è la mod. Su Finn. Tocca stare attenti, eh. Questa è l'Holland. Quindi il loro problema è che Distant War. Potrei spendere i punti per dire preparati. Almeno sarebbero più... Un 70. Ah, attenzione con Altmark qua. La tregua è finita. Austria. Chance 0%. Perché? Non si sa. Hanno una tregua? Non lo so. Perché no? E non ci dice perché. Però Turingia, Anult e Alsace. Anult. Dov'è Anult? Che mi sa che avevo visto che era amica di Tizio. Anult. Eccoli qua. No caso spelli. Non ho capito all'Austro che succede, eh.
Non capito l'Austria che succede. Non lo so che c'è all'Austria. Il 35%. C'è morto un advisor. National Rest. No, non voglio cambiare questo per Mission Strength, no. Lubecca mi sa che era convertibile a breve. Il 68, sì, tra 3 anni. Ma Anhult ci confina per caso? No. Dovrei prendere Potsdam prima. Eccola. As a regular ally. Sì. Io però, questa è una guerra che avrei voluto fare io, Russia, da passino. Ok. Andiamo. Ah, ho accettato di fare il claim sull'Holland. Vabbè, andiamo su Norgelen. Io almeno assedio tutto, eh. Conquer Nowy Saks. No. Mi porterebbe a... avere brutte relazioni con l'Ungheria. La Polonia continua, eh. Cioè la Polonia. Valachia, Lituania. La Lituania è venuta. Però vabbè. Dai, piangi te. Oldenburgo pure c'è in questa guerra. Hai capito? Ok, quindi la Polonia ha preso la printing press. Buono. Oldenburgo. Vabbè, io mi assedierei tutto ciò su cui ho claim. Le navi sono da riparare, tocca aspettare. Vabbè. Dai. Hanno 4 anni là. Ok. Ok. Adesso 4 da lei. Ok. Andiamo a Danzig. E Sailor. Se tocca aspettare adesso di recuperare. Qui come siamo messi? 14 navi leggere. Io ho pure una nave pesante qui. Che sto ancora recuperando però.
Fine del tempo, ammazzate. Vediamo un po' se riesco a recuperare le forze di ste navi. Ce ne vorrà. Lì sono intrappolato? Non credo. Qui non posso passare, ma qui posso tornare indietro. Un po' per recovery speed mi piace. Ok, andiamo a Oldenburgo. Ciao Oldenburgo. Navi. Sembrano tutte a posto. Quindi vediamo se riusciamo a farle mettere paura. Sono scappati. No, mi piace più questo sicuro. Vabbè, diciamo che l'episodio si può chiudere. La Lituania non sembra più un problema. Vabbè, diciamo come sempre, vi ringrazio ragazzi dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.